Federica Gentile, conduttrice radiofonica, protagonista del talk Chi ha vinto, chi ha perso a Sanremo e perché. Ci spiega quali sono secondo lei i fattori da tenere in considerazione nella vittoria o nella perdita di un festival di tale entità? Ma i fattori sono tanti, naturalmente. Innanzitutto la canzone, perché è il festival della canzone italiana, quindi ci vuole una bella canzone che rappresenti un po' anche il sentiment del paese, nel senso che una delle caratteristiche dei festival di Amadeus, quindi di questi ultimi anni, è sicuramente la capacità di dar voce a tutti e di essere molto radiofonico, perché appunto poi il mercato lo fanno i passaggi radiofonici, lo fanno le radio. Queste 30 canzoni sono già programmate, tutte e 30, da tantissime radio italiane e anche da radio estere, quindi direi che questo è il primo grande criterio di selezione delle canzoni, che poi hanno una vita assolutamente lunga secondo me quest'anno davanti a loro, ci accompagneranno sicuramente almeno fino all'estate. Un pensiero, una riflessione sulla canzone vincitrice, sull'artista? Bellissimo, beh, Angelina io la seguo da quando ha cominciato a muovere, nemmeno i primi passi, però insomma la seguo da amici praticamente, quindi dall'anno scorso, sembra già una veterana, in realtà è un anno poi che è entrata quantomeno nel circuito, ma tantissima esperienza alle spalle, viene da una famiglia meravigliosa, ha respirato musica da sempre, da quando è nata. Perché secondo lei format televisivi, ma non solo, come Sanremo godono di tale visibilità e perché è importante parlarne? Beh, godono di tale visibilità, sono usciti adesso proprio i dati di ascolto, siamo al 74%, c'è cioè un plebiscito, dati che non si vedevano mai, veramente da decenni e decenni, sono insomma dati pre-mercato praticamente, sono dati da monopolio, quindi veramente è incredibile secondo me il successo. Perché è importante? Ma è importante perché è una formula bella dove c'è sia la bella musica, ma c'è anche uno spettacolo messo insieme con grandissima sapienza. Cosa ne pensa di appuntamenti come Umbria Libri? Quanto sono rilevanti per il territorio? Molto importanti, sono molto importanti perché mettono in circolo la cultura, lo fanno anche qui con approfondimento e con leggerezza e toccando tutti gli aspetti del movimento e del fermento culturale, quindi è importantissimo, anzi sarebbe bene diventasse un piccolo format itinerante, magari una best practice da esportare poi in altre regioni e in altre città, quindi bravissimi, grazie a voi per il lavoro che fate e continuate così.